I dati che la statistica ufficiale fornisce per osservare il fenomeno scuola non possono che partire dal dato demografico. In questi giorni è all'attenzione dell'opinione pubblica la questione del cosiddetto inverno demografico. Per la prima volta nel 2022 noi abbiamo meno di 400.000 nati nel nostro paese. Questo ha un riverbero nel futuro delle nostre classi, ma noi possiamo già leggere un fenomeno che dal 2008 presenta un calo costante e possiamo osservare che già tra il 2015 e il 2019 noi abbiamo un calo importante di presenze di iscritti alla scuola dell'infanzia, meno 190.000 bambini, e alla scuola primaria, meno 107.000 bambini nell'arco temporale 2015-2019. Noi dobbiamo sapere che dal 2008, che è il dato più alto delle nascite negli ultimi 20 anni, è cominciata questa decrescita, e quindi chi si occupa di scuola deve sapere che dal prossimo anno, anche nelle scuole superiori e nei licei, quindi, si verificherà un calo importante. Quindi questi sono dati che la statistica ci mette a disposizione per fare della programmazione, per fare della programmazione sugli edifici scolastici, per fare della programmazione sui servizi, e questo è un richiamo che è per tutti i decisori, dalla politica più alta al Parlamento e al Governo, ai dirigenti scolastici e a chi si occupa di scuola tutti i giorni. I dati del Ministero dell'Istruzione registrano però un aumento degli studenti stranieri. Questo può essere, diciamo, una chiave per rimediare al problema della decrescita degli alunni. Questo è una conseguenza della composizione demografica del nostro paese. Questo pone un tema di integrazione e quindi di ulteriore professionalità nell'ambito della formazione. I numeri seguono un andamento che segue logiche molto differenziate. Certamente noi abbiamo una rappresentazione di una scuola con classi miste e sempre più integrate. Questo porta anche una riflessione sul dato dell'abbandono scolastico. Noi non possiamo dimenticare che tra i 18 e i 24 anni, per esempio nel 2020, noi abbiamo avuto quasi 500.000 abbandoni scolastici. E questo è un altro dato di cui dobbiamo occuparci e con cui dobbiamo fare i conti. Grazie. Grazie. Grazie.